Ho letto un recente articolo di Zat Lokal e colleghi, Utilizing Metaphors in Solution Focused Brief Therapy, pubblicato sul numero 40 di Contemporary Family Therapy, in cui gli autori mostrano quattro passi per utilizzare le metafore in psicoterapia. Sulle metafore si è detto tantissimo, anche sulla loro utilità, per esempio permettono di utilizzare il linguaggio evocativo, come lo hanno chiamato Jeffrey Zweig o Giorgio Nardone, o anche di accedere all'emisfero destro del cervello, utilizzando una vecchia concezione, un vecchio modo di definirlo, però sempre affascinante. Quello che si intende è che le metafore permettono di andare oltre la spiegazione razionale e analitica utilizzando un linguaggio, una comprensione a un livello diverso. Ci sono tanti modi di utilizzare le metafore, tantissimi, tanto che ogni terapeuta potrebbe adattarlo al proprio stile personale e soprattutto alla persona che ha di fronte. Quello di Zat Lokal e colleghi è abbastanza semplice, ha dei quattro step molto definiti e soprattutto è solution focus oriented. Ho pensato che può essere utile per il terapeuta che vuole provare a utilizzarle in maniera più strutturata nel suo lavoro. Prima di tutto, gli autori partono da una concezione molto semplice, molto allargata di metafora, quindi anche di semplicemente parole metaforiche, e suggeriscono di andare a utilizzarle concentrandosi prima di tutto su una posizione neutrale di non conoscenza, quindi andare a evitare di mettere la propria teoria e le proprie interpretazioni su quello che ci sta dicendo il paziente. Nell'ascoltare il cliente ti devi concentrare su quelle che sono le sue parole chiave, cioè delle parole che sono cariche per il paziente a livello rappresentazionale, a livello emotivo, e che lui utilizza più spesso. Un esempio di parole di questo genere e dalla carica metaforica potrebbero essere molto semplicemente: mi sento come se mi stesse crollando il terreno sotto i piedi, oppure sento che stare con lui diventa sempre più un peso. Punto fondamentale: se la metafora che utilizzerai, a prescindere che sia una parola o una metafora più strutturata, se la utilizzerai e non avrà presa, cambiala, passa un'altra. Punto 2, esplora la metafora. Questo significa vai a cercare dei dettagli comportamentali, chiediti che cosa fa la persona quando non ha più il terreno sotto i piedi o quando sente che l'altro è peso. Anzi, non chiedertelo, chiedilo a lei: che cosa fai, come ti comporti, come agisci, come reagisci quando succede questo. Questa è un'idea molto tipica della terapia breve solution focus e delle terapie brevi in generale, cioè l'idea di andare a identificare i dettagli comportamentali, pratici, pragmatici, operativi, che stanno attorno alle percezioni della persona, cioè come traduce le sue percezioni, ciò che vede, ciò che sente, ciò che pensa in azioni, quindi in ciò che fa. Terzo step, utilizza la metafora per creare nuove possibilità. Questo significa che devi andare a esplorare la metafora per vedere come sarebbe diversamente la vita del paziente senza quel problema o con una riduzione di quel problema. Ad esempio, potresti chiedere come sarebbe la tua vita nel momento in cui lui non sarà più un peso, che cosa potresti fare per far sì che lui non sia più un peso, oppure come ti sentirai nel momento in cui non avrai più il terreno che ti crolla sotto i piedi, o che cosa farai per non farlo crollare più. Oppure puoi esplorare le eccezioni al problema, per esempio chiedendo come hai fatto quella volta in cui hai avuto il terreno sotto i piedi che ti cedeva e sei riuscito a reagire come mi hai raccontato, o puoi andare a indagare le sue risorse, per esempio chiedere come hai fatto a sopportare quella volta in cui ti sei trovato con una forte esplosione di rabbia. L'idea quindi è quella di nuovo andare a utilizzare la metafora per creare nuove possibilità e creare delle differenze terapeuticamente positive. L'ultimo step è quello in cui ancori la metafora e la soluzione metaforica all'interno della vita del paziente. Ad esempio, puoi renderla concreta chiedendogli specificatamente cosa può fare, per esempio, per controllare le esplosioni o per ridurre il peso, oppure puoi proporla come un compito a mo' di esperimento. Per esempio, nei prossimi giorni osserva tutte le situazioni in cui riuscirai a controllare le esplosioni o ad allungare la miccia. Oppure, rifacendoti al concetto di apprendimento inconscio di Milton Erickson, puoi lasciare agire la metafora come una suggestione post-ipnotica che abbia delle conseguenze positive nei giorni a venire. L'articolo esplora molto di più tutto quello che io qui ho appena accennato. Penso che sia molto interessante proprio per la sua semplicità e la facilità con cui può essere utilizzata la metafora e le parole metaforiche all'interno di una terapia. Fammi sapere cosa ne pensi, se hai dei tuoi modi di utilizzarla o delle idee su come si potrebbe applicare o delle esperienze che hai avuto all'interno della tua attività clinica, pubblicale qui sotto e magari riusciamo a accendere qualche lampadina, metaforicamente parlando.